Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi parleremo di alcuni anime che vi consiglio di vedere, però oggi non sono da solo, infatti sono in compagnia di Yumi, una nuova ospite sul canale. Quindi lascio la parola a lei e noi ci vediamo durante il video. Buona visione! Guardate se devo fare i video per le persone che c'hanno ancora il ciuccio in bocca. Cioè, io boh. Questo tanto la taglierai, quindi è inutile. Comunque, per i capelli non posso farci un cazzo. Cioè, io li ho anche pettinati e tutto, ma non lo so. I capelli. Sono la ragazza con i capelli ribelli. Mi dispiace. La cosa divertente è che ci scambiamo di 4 mesi e no, tranquilla, capelli sistemati o non capelli sistemati, non te puoi guardare lo stesso. Detto questo, ragazzi, vi lascio al video. Bella riga, sono io e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo nel canale di Feraz. Un anime che ci sentiamo di consigliarvi è Black Clover, un anime di genere avventura, azione, fantasy e soprannaturale. Sì, lo so, ho già fatto un video sul canale parlando di quest'ultimo. Però, dato che comunque mi sta piacendo veramente tanto nell'ultimo periodo, ho deciso di inserirlo in questo video, proprio perché comunque l'anime piace ad entrambi ed è veramente molto bello. La trama è molto interessante, infatti ci troviamo in un mondo dove la magia è al centro di tutto. Asta, un ragazzo orfano, è nato però senza alcun tipo di magia. Il suo amico Yuno, a differenza di Asta, però è dotato di una grande quantità di magia. I due sono rivali fin da piccoli, ed entrambi vogliono diventare degli imperatori magici, la carica più alta all'interno di questo regno. Tuttavia, però, alla cerimonia di consegna del Grimorio, il libro che contiene gli incantesimi che possono eseguire diversi maghi, Asta non riceve nessun grimorio, mentre Yuno riceve un grimorio molto raro, ovvero il grimorio del quadrifoglio, grimorio posseduto dal primo imperatore magico. Lasciando scalpore appunto da tutti i vari nobili che erano presenti alla consegna, Yuno si prende diciamo un po' l'attenzione della scena. Nel frattempo però Asta, umiliato perché non ha ricevuto nessun grimorio, decide di fuggire. Yuno lo raggiunge, cercando comunque di parlare con l'amico. Però, al momento che i due iniziano a parlare, vengono interrotti da un mago che vuole uccidere e rubare i grimori a Yuno. Prima ovviamente il mago mette tra virgolette KO Asta, il quale però si rialza e cerca di affrontare il mago per aiutare l'amico, che nel frattempo è messo in difficoltà. Al momento di alzarsi, al fianco di Asta compare un grimorio con un'aura oscura. Da questa aura oscura e da questo grimorio esce un demone che consegna una spada demoniaca ad Asta, con la quale sconfigge l'avversario. Da qui cominciano le loro avventure. Asta continua ad allenarsi e grazie alla sua determinazione entra nel Toro Nero, un ordine dei cavalieri magici, ed inoltre, insieme ai membri di quest'ordine, affronterà delle missioni e conoscerà Noel, diventando sempre più forte. Beh, che dire, quest'anime mi ha preso veramente tanto. Ve lo consiglio perché ha una trama molto interessante, delle ottime animazioni ed inoltre ha dei valori molto belli a mio parere. Valori come la volontà di non arrendersi mai. Ed inoltre comunque durante l'anime si inizia già ad intravedere una crescita del protagonista durante gli eventi, quindi sì, in sintesi ve lo consiglio, è un anime veramente molto bello. Il secondo anime che vogliamo consigliarvi è Violet Evergarden, un anime abbastanza recente che è ancora in corso. Di genere fantascienza, fantastico e sentimentale. La trama è la seguente. Dopo 4 anni di conflitti ininterrotti tra le regioni nord e sud del continente di Telesis, si giunge finalmente ad un accordo di pace. Violet Evergarden, una ragazza che finora ha vissuto solo e unicamente all'interno dell'esercito, agli ordini del maggiore Gilbert, deve allora reinventarsi una nuova vita. E viene quindi adottata dalla famiglia Evergarden ed assunta nell'azienda di recapito e scrittura di lettere di un suo vecchio commilitone, Claudia Hawkins, inizialmente ricoprendo il ruolo di postina. Ben presto però la ragazza viene affascinata da un altro ruolo nell'ufficio, le Auto Memory Dolls, il cui scopo è redigere testi per coloro che non sanno né leggere né scrivere, al fine di riuscire a capire il significato e alcune emozioni che non riesce ancora a comprendere. Così Violet proverà a lasciarsi alle spalle la sua fredda vita militare e il suo vecchio soprannome, l'arma. Ma non sarà un'impresa facile. Allora, personalmente io adoro tantissimo quest'anime, anche se è uscito da pochissimo
pochissimo, però è un anime molto molto originale, una storia ben fatta, moltissimo articolata, quindi ve la consiglio proprio, seguite quest'anime, lo potete trovare ovunque, è anche doppiato in italiano, quindi boh, cioè sarebbe la ciliegina sulla torta. Personalmente non mi affascino molto a questo tipo di genere, però questo è fatto veramente veramente bene, anche i disegni super HD, la storia tutta intrigante, ti ci fa proprio appassionare quest'anime, quindi io ve lo consiglio, andatevelo a vedere e niente. Passiamo ad un prossimo anime. Il terzo anime che vogliamo consigliarvi è Akame ga Kill, un anime di genere azione, combattimento, drammatico, fantasy e splatter. Seppur sia cruento e abbastanza triste ad un certo punto, ne vale la pena di vederlo. La trama è la seguente. Tre giovani amici, Tatsumi, Ieyasu e Sayo, lasciano il loro piccolo villaggio in rovina per raggiungere la capitale dell'impero in cerca di fortuna in modo da poter risollevare le sorti del loro villaggio d'origine. Durante il viaggio Tatsumi perde di vista i suoi amici, giungendo da solo alla capitale. Ben presto però l'idea che aveva della capitale si rivela completamente falsa e si scontra con la dura realtà. Infatti Tatsumi si ritrova da solo, derubato e senza un tetto. Viene poi accolto da una famiglia ricca del luogo. Tatsumi crede di aver avuto una bella possibilità, ma nella stessa sera, quella residenza in cui si trova viene attaccata da una banda di assassini che si fa chiamare Night Raid. Dopo aver contrastato a fatica uno degli assalitori, ovvero una spadaccina di nome Akame dal passato oscuro, Tatsumi scopre che in realtà la famiglia che lo ha accolto segretamente rapisce viandanti e vagabondi al solo scopo di torturarli a morte. E trova proprio gli amici che aveva perso prima tra le ultime vittime. Furente uccide lui stesso l'ultima sopravvissuta e finisce per uccidersi a Night Raid, con la speranza di riuscire ad eliminare la malvagità dall'impero. Ma potrà un assassino portare giustizia? Ho visto quest'anime verso la fine del 2017, un po' in ritardo direi, dato che è uscito nel 2014, ma devo dire che mi ha preso veramente tanto, un episodio tirava l'altro ed inoltre mi ha trasmesso delle belle emozioni. A tratti però è migliore il manga, dato che ad esempio nel finale si distacca completamente dall'opera cartacea e va verso una direzione diversa, infatti il finale è completamente diverso. Ma resta comunque un ottimo anime con delle belle animazioni che dovreste guardare. Il quarto anime che vi consigliamo è Warino Seraph, detto anche Seraph of the End. È un anime di genere azione, drammatico, fantasy, splatter, mistero e soprannaturale. La trama è molto bella e interessante. Un misterioso virus colpisce il genere umano, mietendo numerosissime vittime fra tutta la popolazione con più di 13 anni. In quello stesso momento si presentano agli uomini i vampiri che, con un singolo e violento attacco, si impongono come nuova razza dominante sul pianeta e regalano agli umani mere fonti di nutrizione. Yuichiro e Mikaela, entrambi vittime dei vampiri, pianificano di fuggire dall'orfanotrofio Yakuya insieme agli altri bambini, incombendo però nella furia omicida dei loro aguzzini. Ridotto in fin di vita, Mikaela si sacrifica per far sì che Yuichiro possa fuggire ed essere recuperato dai membri della Compagnia Demoniaca della Luna, un'unità di sterminio dell'esercito imperiale giapponese. Desideroso di vendicarsi degli assassini della sua famiglia, 4 anni più tardi Yuichiro si pone come obiettivo l'annientamento di tutti i vampiri. Ok, io Warino Seraph l'ho proprio amato e stramato, ogni volta che usciva un episodio andavo sempre a vederlo subito, ero sempre puntuale. E è bellissimo soprattutto per la trama, anche se a volte è stata abbastanza lenta. Confido e spero nella terza stagione, perché secondo me la fine della seconda è stata un po' così, però comunque ve lo lascio vedere a voi. Lo consiglio soprattutto agli amanti del genere misterioso, soprannaturale, vampiresco, perché la storia, cioè voi magari pensate che siccome ci sono i vampiri è un po' schifoso, roba del genere, no? Perché io all'inizio non volevo guardarlo perché ho detto vabbè. Poi l'ho visto e mi ci sono appassionata stratantissimo e boh, è qualcosa di fantastico, quindi ve lo consiglio tantissimo. Ed eccoci qua nelle menzioni d'onore, ovvero gli anime che ci sono piaciuti e che vogliamo consigliarvi, ma che abbiamo deciso di spiegare velocemente per non appesantire il video. E adesso lascio la parola a Feraz. Rage of Bahamut Genesis. Prima stagione di un anime veramente molto bello. Narra le avventure di Favaro, Amira e Kaisar. Dopo aver fatto la conoscenza di diversi compagni e nemici, avviene uno scontro contro i demoni, in una realtà dove umani, divinità e demoni
vivono divisi nei loro regni. Tutto inizia con Amira, che ruba una delle due chiavi che tengono il sigillo di Bahamut, una bestia che minaccia di distruggere l'intero mondo. Seconda stagione dell'anime nominato prima, sono passati ormai 10 anni da quando il Bahamut si è risvegliato, cercando di distruggere il mondo. Gli umani che vivono nella capitale, demoni oramai vengono utilizzati come schiavi, e i dei ormai hanno perso la loro influenza, così come tutti i rappresentanti religiosi, e il mondo sta perdendo il proprio equilibrio. Gli umani, demoni e dei, ognuno lotterà per il proprio ideale di giustizia. Re Zero, un anime molto bello, narra le vicende di Subaru, un ragazzo normale che viene catapultato in un mondo fantasy. Ottiene il potere di rinascere dopo la morte in un determinato momento che, durante la serie, cambierà. Cercherà di proteggere la casata che lo accoglie in seguito a diversi fatti che mettono costantemente in pericolo la sua amata Emilia, che comunque non corrisponde al suo amore. Sì, ve lo consiglio, è bello. L'ultimo anime che vogliamo consigliarvi è Inuyashiki, un anime di genere seinen, drammatico, psicologico, slice of life e soprannaturale. La trama è molto triste, ma penso proprio che incuriosisca lo spettatore, come ha fatto con me. Inuyashiki ha una famiglia, una moglie e 2 figli, nessuno dei quali si prende cura di lui. Quando viene a sapere che ha solo 3 mesi di vita, si rende conto che mancherà solamente al cane. Poco dopo aver realizzato questo, viene ucciso da degli alieni in un atterraggio di fortuna. Egli viene ricostruito da loro come una macchina con un esterno umano. Come cambierà la sua vita ora che lui non è più umano? Ho visto quest'anime all'inizio del 2018 e l'ho visto tipo dopo Rage of Bahamut, Virgin Soul. L'ho trovato su Amazon Prime Video, l'ho guardato incuriosito e devo dire che la serie mi è piaciuta veramente molto. I personaggi sono ben fatti, le animazioni pure. E inoltre l'anime prende veramente tanto e ti voglio guardare altri episodi. Ebbene sì ragazzi, questo video finisce qua. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi anime, se li avete visti, se volete vederli o se non vi piacciono. Ecco, facciamo una discussione qua sotto nei commenti. Io ovviamente ringrazio Yumi di aver partecipato al video, è stato un piacere, no, in realtà non è vero. A parte gli scherzi ragazzi, lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo i video. Inoltre entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove io insieme ad alcuni fan pubblico degli aggiornamenti riguardo al canale. Detto questo lascio la parola a Yumi e noi ci vediamo in un prossimo video di una prossima live. Un saluto da Feraz, bella! Bene ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo ad un prossimo, ringrazio Feraz per avermi ospitato nel suo canale, ci vediamo ad un prossimo video e ciao!